L'iniziativa di questa sera è stata pensata e attuata per celebrare e anche comunque ricordare la giornata internazionale per la libertà di stampa che è stata appunto fatta il 3 di maggio scorso, ma quest'oggi è una giornata anche importantissima perché noi come Varie Opportunità abbiamo un occhio attento anche a quello che è l'omofobia e la transfobia che si celebra proprio in questo giorno, giornata tra l'altro istituita nel 2007 dalla comunità europea proprio contro ogni tipo di violenza. Molti pensano che coniugare politiche pari opportunità e quindi politiche per l'implementazione delle donne in politica o in qualunque altro campo con l'informazione non sia una buona idea oppure non ci sia alcun nesso. In realtà questo nesso e questo convegno è proprio utile a spiegare come le pari opportunità entrano in tutti i settori della nostra vita, da quello lavorativo e quindi come giornalisti, infatti la maggior parte dei giornalisti sono donne e vedremo anche come l'ordine dei giornalisti ricevendo la carta delle pari opportunità intende andare incontro proprio alle donne che fanno questo lavoro, quindi conciliazione, tempi di vita e di lavoro. Quello che a noi preme moltissimo è quello che l'immagine della donna non venga più mortificata, non venga misconosciuta o anche mortificata da quelle che possono essere le riprese televisive, ma anche da un linguaggio troppo sessista, troppo spesso sessista, troppo spesso violento, troppo spesso incline alle offese alle donne che non meritano per il loro valore, per il loro vissuto, perché noi abbiamo esempi purtroppo fuorvianti, le donne che hanno probabilmente che vengono prese ad immagine non danno i giusti valori, non trasmettono il giusto valore, è quello che noi stasera intendiamo puntualizzare è appunto questo. Sì, un'iniziativa importante, quindi ringraziamo la Commissione Pari Opportunità, la Presidente Beneduce, il Comune di Santa Anastasia, sono iniziative importanti, io spero appunto che ne seguano altre anche in altri comuni della Campania. Il problema delle donne nell'informazione è un problema duplice, da un lato il fatto che questa professione attrae tantissime donne, è vero, nelle redazioni ci sono molte donne, ma c'è grande difficoltà a fare carriera, non sono pochissime le donne che dirigono i giornali, pochissime le donne caporedattori, pochissime le donne che dirigono i settori. Quindi è evidente che questo è un problema da affrontare, va affrontato ovviamente insieme a quelli che sono i fiduciari, i comitati di redazione. Poi c'è l'altro problema invece di come la stampa tratta la donna, ed è vero che rispetto ad alcuni esempi negativi che abbiamo avuto negli ultimi anni in Italia, però allo stesso tempo invece non viene spesso giustamente riconosciuto quello che diciamo l'apporto che le donne danno alla vita di un paese. Ringrazio Francesca Beneduce per aver invitato la Fondazione ad Astra a questo convegno, a questo evento. Noi riteniamo che il tema sia molto molto attuale perché come dire, il problema della donna, della rappresentanza della donna nelle istituzioni, nelle professioni, nella società civile è ancora un tema molto, come dire, che è lontano dall'essere risolto. In particolare noi della Fondazione Ad Astra abbiamo il nostro tema centrale, la nostra missione è quello della valorizzazione delle giovani professionalità che dalla regione Campania quasi per un destino cinico e baro devono emigrare. Questo significa che migliaia e migliaia di giovani ogni anno dopo gli istituti superiori o la laurea vanno via dalla regione depauperando il tessuto sociale. Significa che tra 20 anni probabilmente non avremo una classe dirigente di qualità in Campania e soprattutto non avremo donne di qualità in Campania. Perché c'è bisogno come non mai di giovani donne che abbiano ruoli di importanti nella professione, nella società civile e nella vita politica campana. E questo vogliamo testimoniare con la nostra presenza qua. Quella di questa sera per noi è una serata importante, diciamo che per organizzarla siamo partiti con l'Ordine dei giornalisti della Campania e con la Commissione Pari Opportunità da un paio di punti fondamentali. Prima di tutto abbiamo voluto ricordare il 3 maggio, è vero che è passato un po' di tempo, perché per noi era importante ricordare la giornata mondiale per la libertà
della stampa, perché purtroppo ancora ad oggi ci sono giornalisti che muoiono nel mondo, si calcola 5 giornalisti ogni giorno. È vero che noi siamo in Campania e per fortuna insomma non contiamo più morti da molti anni, però allo stesso tempo i giornalisti sono vittime tutti i giorni di pregiudizi, discriminazioni e che non vengono condotte soltanto da quella che è la criminalità e da quali insomma noi ci aspettiamo qualsiasi cosa, perché sono abituati con la violenza ad uccidere le parole libere, però veniamo discriminate, soprattutto le donne, anche dai politici. È per questo che ci tenevamo a fare questo convegno oggi, insomma, per ricordare quello che è il ruolo delle giornaliste nella libera informazione e ricordare agli amministratori quello che deve essere il loro ruolo rispetto alla libertà di stampa. Chi mi conosce sa quanto per me sia importante la libertà di informazione, come io tutti i giorni cerchi di farla applicare non solo per quello che faccio personalmente, ma per quello che fanno anche tanti miei colleghi che vengono spesso maltrattati senza motivi di sorta. Ripeto, viviamo in un territorio un pochettino difficile dove l'arroganza ha la maggiore rispetto all'educazione, alla buona educazione delle persone, però noi stasera abbiamo dimostrato che le parole possono diventare dei fatti e quindi io ringrazio per la disponibilità che ci hanno mostrato e per l'apporto di dati e di fatti questa sera il professore Lorenzo Fiorito. Ringrazio. Grazie a tutti.